Abbiamo oggi New York so far, oggi due ciao. In rappresentanza. Buonasera. Il ciao che è quello, dovrebbe essere, se non mi hanno imbrogliato per la seconda volta, di Ivan Valerio. E invece Valerio, vedi, t'ho fregato. Valerio Di Biasi e Ivan Videla invece, esatto, che è qui con noi. Alla fine ci diranno che questo è in realtà un altro scherzo, che non solo neanche che i nomi sono invertiti, ma non si chiamano né Ivan né Valerio, ma Gino e Ugo. Vero. Allora, New York so far. Yeah. E ragazzi, io partirei da questo nome. Vi ispirate a Frank Sinatra? Non lo so. No. Per carità, nulla a togliere a Frank. No, grande Frank, però. Grandissimo. Insomma, Niente, il nome parte da un'idea molto americana. Cioè, noi partiamo da un sound che è molto punk rock californiano. E il sogno sarebbe di andare a finire proprio a New York, quindi magari dici. Magari. Ecco, ci sono, non so, delle band, dei gruppi o degli artisti che vi hanno particolarmente ispirato, visto che insomma vi rivolgete proprio a quella fascia di terra lì, che è la California? Sì, sì. Poi considera la differenza d'età, è un po'... Io ho 33 anni, Valerio... Io fa 21. Quindi... Tu 21? 21, io ho detto il contrario. Scherzo. È vero. Mi sono levato la barba, quindi... Ok. Niente, sì, quindi diciamo dai Nirvana, Green Day, per arrivare ai Blink, tutto quello che... Fantastico, quindi anche un po' il grunge, no? Esatto, si muove soprattutto il grunge. Grandissimi, grandissimi. Allora, siete qua, ovviamente, voi due... Cantante e batterista, chi lasciamo a casa? A casa lasciamo il bassista Gonzalo e Lorenzo, il secondo chitarrista. Benissimo. Allora, come nasce questa band? C'è qualcuno che, come al solito, non so, ha messo un annuncio su internet o sulla bacheca, non so, della scuola? Tocca a lui rispondere. Questo è sì, sì. Diciamo che la band è nata. Io ho sempre suonato con mio fratello, che è il bassista. Sì. Quindi, dopodiché abbiamo trovato gli altri due componenti online, praticamente. E da lì, parliamo dell'anno 2008-2009. E dopo è modificata la band per arrivare alla formazione definitiva, incontrando Valerio e Lorenzo. Molto bene, molto bene. Ovviamente stiamo parlando di un gruppo che compone musica originale. Qual esatto. è un po' lo stato dei lavori finora? Che cosa avete realizzato, ragazzi? Batterista, te tocca. Batterista, eh? Vai, hai vale, tempo. Vai. Abbiamo un singolo su YouTube uscito nel 2016 che si chiama Notte Inferno. E come Notte Inferno? Notte Inferno, okay, che insomma. Viene da una sua notte infernale alle prese con un dente del giudizio. È vero, sì, è stata scritta in base a un dente. E poi abbiamo registrato quest'anno la nuova canzone Disorder. Ecco, quindi ma scrivete in italiano, in inglese, un po' mischiato? Abbiamo scritto in italiano, abbiamo scritto in inglese, ma adesso il sound sarà completamente diverso. Sarà in italiano, quindi roba un po' più indie. Sì. E in italiano, quindi adesso. Però il singolo è uscito di quest'anno, è stato in inglese, è stato scritto in inglese, purtroppo, per fortuna. Sì, attualmente stiamo lavorando su quello che sarà il nuovo EP. Sì. Con tutti questi suoni nuovi, perché... Come lo chiamerete? EP infernale? No, può essere, okay. Ottima idea. Tipo Richard Benson. Potrebbe EP infernale! Potrebbe essere chiamato semplicemente anche solo EP. Ah, è vero, certo. Anche quello, certo, gira nell'aria. Perché no? Un po' tutto, prendiamo. Va bene, diciamo, insomma, quindi ci saranno brani in italiano in questo EP nuovo? Sì, soprattutto. Cantate in italiano? Soprattutto in italiano, sì. Chi è che scrive i testi? Io, Ivan. Di cosa parli, a parte, diciamo... Perché poi è insieme, cioè, dei tuoi problemi, a parte dei problemi odontoiatrici notturni. Esatto, guarda, in genere sono tutte esperienze vissute, quindi personali, quindi... Amore, soprattutto. Amore, sì. Fantastico. Qualche disavventura di Valerio okay. E il resto. Ecco, una cosa interessante, mi faceva piacere capirla un po'. Come avviene la fase di composizione, della stesura del brano? Perché solitamente, cioè, nelle band, più o meno ho imparato, ascoltandole, intervistandole, sì, questi due processi, ora faccio così un riassunto breve. O c'è qualcuno nella band, che non deve essere per forza il frontman, che ha una spiccata dote, attitudine a comporre, allora compone qualcosa, arriva in sala, vi piace? Ci piace? L'arrangiamo. In questo caso è quello, sì. Ah, ok, quindi il secondo non ce ne frega niente. È tipo quello, sì. È tipo quello, però ecco, siamo venuti noi due rappresentando un po' quello che è il cuore della band, perché in genere sono io che compongo, però riarrangiamo insieme.
Ok. Però l'idea tu fondamentale. Tu componi con chitarra? Chitarra, suoni, synth. E batterista. E batterista, sì. E batterista, sì. Bellissimo. Mi ricorda un po' una delle mie prime band, perché anch'io avevo questo rapporto, ossia? Quasi esclusiva. Esclusiva adesso non si può fare pubblicità, anche perché è una band morta tanti anni fa. Ahia. Però avevo, insomma, abbiamo fatto diversi. Ci siamo tolte diverse piccole ma grandi soddisfazioni. Però ricorda, è iniziato tutto. Che eravamo io il batterista che componevamo. E poi sì, arrivavamo tipo alla 21 Pilots. Bellissimo, era bellissimo. Io mi ricordo, c'aveva questa batteria elettronica, perché abitava al quarto piano di un palazzo. Io arrivavo con la mia chitarretta, con l'amplificatorino per non far casino. Ci mettevamo là e spaccavamo comunque. Entrava la sì, sì. Ma di quello si tratta, perché io penso che siano i motori principali della band, no? Quindi il resto tutto si può fare, soprattutto al giorno d'oggi, con tutta quella tecnologia che c'è in giro, no? E infatti, grandissimi. Mi piace anche il fatto che ci tengo a sottolinearlo, avete scelto di usare comunque, anche se non in futuro, soltanto l'italiano, perché fare rock in italiano, ragazzi, è difficile, ma non lo fa nessuno, lo fanno in pochi. E perché? Chi ha detto che non si può fare rock italiano? Porca è difficile miseria. Perché diciamo che è più facile e risulta per alcune orecchie più figo l'inglese, ma no, certo, ma non è vero, ma non è vero. Noi puntiamo, siamo in Italia, quindi puntiamo, anche perché, cioè, uno si vuole anche far capire, tanto l'inglese in Italia non lo esatto. capisce nessuno. Poi quello cantato, che voglio dire, no, c'ha tutti i vari slang, non capisce nessuno, diciamo, c'è la verità, ecco, è vero. Allora, New York So Far, e quindi yeah. abbiamo Valerio Di Biasi, Ivan Videla, che ci hanno omaggiato quest'oggi di un brano che avete portato, esatto. che entrerà a far sì. parte dell'EP famoso, il secondo. Probabilmente sì. Questo purtroppo è in inglese. Questo è in inglese. Abbiamo vabbè, fatto tutto questo discorso e questo però... è in inglese. Sì, vabbè, ma non è che era... anzi, figuriamoci. Dico, però bello che comunque cercate di così gettarvi a capofitto sì, nell'italiano. Sì, sì, perché diciamo che scriviamo e suoniamo quello che ci sentiamo. Ma alla fine quello è importante. Se c'è inglese, inglese. Se spagnolo, spagnolo. Ma alla fine quello è importante. Per me è anche aramaico antico, nel senso... Figo. E allora, che cosa andiamo ad ascoltare, ragazzi? Andiamo ad ascoltare la canzone, si chiama Disorder. E... c'è poco da dire, diciamo... un nuovo è suono, è tutta da sentire, è da sentire, perché okay. un nuovo suono, c'è cioè una nuova impronta soprattutto per la band, sì. Sì. Perché è cambiato tantissimo il suono, è molto orecchiabile, ok, spero vi piaccia. Va bene, allora adesso andiamo a sentire. E innanzitutto, però, cioè prima di ascoltare il brano, volevo ricordare tutti i riferimenti per quanto riguarda il New York So Far, yes. che potete seguire attraverso vari canali social, ad esempio Facebook, li trovate proprio come New York So Far. Semplice. C'è ovviamente Instagram, stessa cosa, e ovviamente il canale YouTube, dove inseriscono i video delle loro ricette, no, cioè delle loro performance live, credo. La butto lì. Sì, 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 sì. Benissimo, e allora andiamo a sentire Disorder. Disorder. Yeah. Loro sono in New York So Far. Allora, vabbè, ovviamente salutiamo anche il resto della band, insomma, che ci sì, sta, salutiamo spero, tutti. Ascoltando ci teniamo a salutare un po' tutti. Gonzalo, Lorenzo, Ilenia, Bea e Alessia, tutti quanti. E allora, stanno arrivando in New York So Far. Io intanto però ne approfitto per ringraziare giustamente Valerio Di Biasi e Ivan Videla. Grazie, ragazzi. Grazie a te. What you playing for when there is all disorder? What you asking for? Are you searching for disaster? Is that what you think you might have? Closer to the edge and I'm really down the tire. For take the blame.
believe and I'm paranoid. Please stay away. How can it be? If only you could see my worst overwhelming. No one like me, a burning baby. They're all enemies. What you playing for? What I mean is all disorder. What you asking for? Are you searching for disaster? What you playing for? What I mean is all disorder. What you asking for? Are you searching for disaster? What you playing for? What I mean is all disorder. What you asking for? Are you searching for disaster? What you playing for? What I mean is all disorder. What you asking for? Are you searching for disaster? What you playing for? What I mean is all disorder.